Benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo il trailer di oggi e subito dopo vi aspetto per le notizie di cinema. Che siano schiacciati! L'hai ucciso con un sol colpo. Quando ti ho visto, ho pensato che qualcosa di nuovo potesse entrare in questo mondo. Tu sei John Carter della Terra? Sì, signora. Che è successo a questo posto? Un nuovo potere minaccia di distruggere la città. Non sembra una guerra ad armi pari. Sei bruttissimo, ma sei bellissimo. Combatterà per noi! Monta. Non siamo la sua causa, ma questa notte saremo la sua fine! Ho fatto tardi una volta, non si ripeterà. Il cast di Akira, essendo un remake internazionale, dovrebbe avere attori solo asiatici. Ma la Warner Bros. Non la pensa così. Gli unici nomi che conosciamo per le parti sono Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Gary Oldman, Helena Bonham Carter e Ezra Miller. Ma adesso anche Gary Oldman ha rinunciato al suo posto, che è stato preso da Ken Watanabe, l'unico attore di origine asiatica che potrebbe portare un po' di autenticità al remake. Grazie alle sue interpretazioni in Inception, L'ultimo samurai e Batman Begins, è forse l'attore giapponese più famoso in America. Il regista David Cronenberg ha confermato che non ci sarà un sequel del suo acclamato horror The Fly, ma invece vedremo sullo schermo Eastern Promises 2, il sequel del suo film del 2007, che ha visto molte brutte copie dello sceneggiatore Steven Knight. Nessuno è ancora ufficialmente vincolato e Cronenberg sottolinea che deve tenere in considerazione il punto di vista della star Viggo Mortensen. Il regista sente che il personaggio interpretato da Mortensen, Nikolai, non è ancora risolto e che la storia quindi è ancora molto aperta. Inoltre si vocifera che Cronenberg girerà delle scene niente meno che in Russia. E per oggi è tutto. Arrivederci a presto da Anteprima Cinema.